Salve a tutti, benvenuti, bentornati, come sempre invito a iscriverci, un like, condividere e commentare. Oggi un video di riflessione ulteriore sul Festival di Sanremo, ma questa volta perché ho visto tanti e tanti tweet, post su Facebook, Instagram e non solo sui social network in cui si fa polemica sul costo del Festival di Sanremo che viene finanziato dal canone e sulla vergogna di guardare determinati programmi se si paga il canone. Ora, bisogna fare una premessa che è anche abbastanza complessa. Il canone RAI viene chiamato impropriamente canone. Questo per quale motivo? Perché quando è stato istituito era appunto un canone. Venne istituito con la nascita delle trasmissioni radio-televisive ed era qualcosa che andava a finanziare le trasmissioni del servizio televisivo pubblico. C'era un solo canale, quindi chi possedeva un televisore pagava un canone per contribuire alla produzione di programmi televisivi e se ne occupava la RAI della riscossione. Con il tempo questa tassa è cambiata, è diventata una vera e propria tassa perché si applica a tutti coloro che posseggono un apparecchio radiotelevisivo in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo, quindi tutti quei televisori a cui va inserita l'antenna per ricevere il segnale radiotelevisivo. Quindi sono esclusi tutto il mondo di, ad esempio, i monitor che non hanno un ingresso per la ricezione del segnale radiotelevisivo. Ci siamo capiti? Sono tenuti a pagare tutti quanti, spalmato adesso durante l'anno in bolletta per nucleo familiare. Questa è l'attuale situazione e si è tenuti a pagarli a prescindere se si guardi la RAI, Mediaset, la 7, oppure che si guardi la TV a pagamento come Sky, DAZN o altro. Quindi va pagato sempre. E tra l'altro in Europa siamo tra i più economici, in Germania costa ben di più e viene dato un controvalore molto più inferiore. In Italia abbiamo molti canali della televisione pubblica e soprattutto un portale Rai Play con un archivio molto molto vasto a disposizione, ma soprattutto gratuito e con le dirette streaming. Questo è da sottolineare. Quindi è una tassa che va pagata a prescindere. Però arriviamo al punto. Il punto è una vergogna guardare uno spettacolo del genere con i soldi del canone. Ora dovete sapere che Sanremo si autofinanzia, non è organizzato con i soldi del canone, come si autofinanzia? Con i soldi degli sponsor. Sanremo quest'anno è riuscito a fare un ricavo pubblicitario di 50 milioni di euro. Product placement, pubblicità, in alcuni casi geniali, in alcuni casi un poco imbarazzanti. Ora, facciamo un po' i conti della serva, però in maniera spannometrica. 50 milioni di euro meno circa una ventina di milioni di euro per organizzare il festival, meno una decina di milioni per i cachet degli ospiti, sia nazionali che internazionali. Ne sono stati tanti, 5 serate, quindi sono 30 milioni di euro. 50 milioni meno 30 ci sono un plus 20 milioni di euro nelle casse di Sanremo, grazie alla direzione artistica che è riuscita a fare un successo anche dal punto di vista degli ascolti. Le serate di Sanremo, 5 di fila, sono durate tantissimo ogni sera. La finale è arrivata a durare 6 ore e a tenere incollato quasi 13 milioni di telespettatori con uno share di oltre il 60%. Giusto per capirci, la notte degli Oscar, che è una sola, non fa così tanto di durata di trasmissione e non fa in proporzione gli ascolti che fa Sanremo. Ora, che piaccia o non piaccia, io penso che dal punto di vista commerciale, di comunicazione e dal punto di vista marketing pubblicitario è stato un successo. Inoltre, se non piace Sanremo, a prescindere dal fatto che
canone RAI, tassa sul possesso di apparecchi radiotelevisivi, va pagata anche se non guardi Sanremo, d'accordo? Quindi puoi guardare qualcos'altro, ma si ha il telecomando, si ha il potere del telecomando. Un grande lavoro è stato fatto anche dalla presenza di personaggi giovani o che comunque mantengono uno spirito giovane. Quindi prima di dire sciocchezze è meglio riflettere e informarsi. Io vi ringrazio per aver visto questo video di riflessione, vi invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!